In 15.000 la perdonanza celestiniana, una perdonanza che ha rivolto l'invito in futuro a Papa Francesco a partecipare per celebrare l'antico giubileo, il più antico della storia. Una perdonanza blindata con misure antiterrorismo, ma ordinata con il sindaco Pierluigi Biondi alla sua prima, emozionato nel leggere la bolla del perdono di Papa Celestino V. Novità rispetto al passato, l'apertura della Porta Santa dopo la messa e quindi abbondantemente dopo le 20. Il cardinale Bassetti nella sua visita aquilana ha voluto vedere anche la cattedrale di San Massimo, tra l'altro, lanciando un appello affinché venga ricostruita al più presto. Come ogni anno, un corteo ricco e colorato, con oltre 800 figuranti, associazioni culturali, sportive, ordini professionali, cori, sbandieratori, l'emozione è sempre la stessa. Tantissimo impegno, tantissimo coraggio di farlo, ma ci piace farlo. Lo faremo sempre per la città e per gli aquilani. Speriamo gli aquilani apprezzino più e sono sempre più numerose questa manifestazione. Stateci vicino perché è un tesoro per l'Aquila, conserviamoci, almeno questo. È un'emozione fortissima anche perché ci troviamo in un momento molto particolare qui all'Aquila, quindi la croce, come ha ricordato sia il cardinale che il nostro sindaco, rappresenta anche un momento di perdono e di rinascita e mi auguro che per la città possa essere questo. Con la chiusura della Porta Santa cala oggi il sipario sull'edizione numero 723 della Perdonanza Celestiniana, edizione che ha portato all'Aquila un discreto movimento turistico. In attesa del ritorno a tutti gli effetti della Basilica di Collemaggio, che l'ENI sta ricostruendo, l'Aquila, ora passata la festa di Celestino, si prepara alla grande manifestazione del jazz. Insomma, gli eventi aquilani non sono finiti.